Buongiorno a tutti, oggi è il 14 aprile e è un giorno importante per il mondo della letteratura per l'infanzia. Oggi ricorrono infatti i 40 anni dalla scomparsa di uno dei più grandi e amati autori per bambini, Gianni Rodari. In realtà tutto il 2020 è significativo per questo autore. Il prossimo 23 ottobre celebreremo il centenario della sua nascita. Ed è questo l'anno del 50° anniversario dell'assegnazione a Rodari del premio Hans Christian Andersen, uno dei premi della narrativa per bambini più importanti a livello internazionale. Oggi però sono qui anche in veste di responsabile della sezione artoteca della Biblioteca di Concesio. Alcuni di voi magari non sanno neanche dell'esistenza di questa sezione. Cos'è un'artoteca? L'artoteca è il prestito gratuito di opere d'arte contemporanea. Quindi voi potete recarvi in Biblioteca Concesio, prendere in prestito libri, DVD, giochi in scatola, ma anche opere d'arte. Questo progetto è reso possibile dalla collaborazione con la collezione Paolo VI Arte Contemporanea e con l'Associazione per l'Arte Le Stelle. Sono stati selezionati artisti bresciani e non solo, e accanto alle opere di questi artisti, che possono quindi essere prese in prestito, vi sono anche opere di utenti delle cooperative sociali che da anni collaborano con la nostra biblioteca. E perché abbiamo deciso di accostare Artoteca a Gianni Rodari? Perché nella nostra artoteca vi sono due opere direttamente ispirate a racconti del nostro artista. Anna Ramera è una giovane illustratrice che ha proprio preso spunto dai racconti di Gianni Rodari per realizzare le due opere presenti nella nostra artoteca. Prima però di approfondire il tema, ci terrei a dare due riferimenti storici sulla figura di Rodari. Abbiamo già detto che egli nasce nel 1920, il 23 ottobre, si diploma all'Istituto Magistrale e si iscrive poi alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Cattolica di Milano. In realtà lascerà prestissimo l'università, perché la sua strada è quella dell'insegnamento. Dopo la guerra, egli avvierà la propria carriera giornalistica e all'interno di questa carriera non mancherà l'interesse per i più piccoli e quindi la pubblicazione per bambini e ragazzi. Gianni Rodari è uno scrittore, sì, scrive filastrocche, novelle, racconti, e alcuni dei quali sono stati poi utilizzati come testi per canzoni piuttosto che per adattamenti cinematografici. Ma in realtà il suo interesse non è puramente ed esclusivamente questo, ma anche quello di fornire un intento pedagogico. E quelle che sono, che è il motore della propria ricerca è racchiuso all'interno di un volume pubblicato nel 1973, rivolto agli adulti, ai genitori, agli educatori, Grammatica della fantasia. E qui sono raccolti quelli che per lui sono i principi essenziali. Rodari ama unire e accostare le parole più disparate. E mettere insieme anche concetti molto distanti per offrire e inventare delle bellissime ed avventurose storie. E questo è un po' quello che ha fatto anche la nostra Anna Ramera. Anna ha preso in prestito le opere di Gianni Rodari presenti in biblioteca, le ha lette, le ha fatte proprie e le ha trasportate sulla carta, realizzando questa bellissima illustrazione tratta appunto dalla novella Venezia da salvare, ovvero diventare pesci è più facile. E allora anche lei ha fatto un po' questa operazione di apertura della fantasia, ha fatto proprio il testo e l'ha trasportato qui come lei ha immaginato e
vissuto, possiamo dire, la storia che il racconto che ha letto. E allora a me non resta che salutarmi. Spero di incontrarvi presto alla Biblioteca di Concesio e vi aspetto quando sarà possibile in Artoteca. Buona giornata a tutti!